Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con una missione un po' minchiolina, nel senso era una missione per Kev, tra virgolette, un po' delle balle, carina ma niente di eccezionale. Quindi quella di oggi speriamo sia meglio, ovvero la missione delle ciambelle. Andiamo a recuperare ciambelle per la riunione. Vai al negozio delle ciambelle. Hey, we got another company meeting coming up to discuss the training program. Just call it a train heist, nobody's listening. Can we at least pretend operation security is a... Never mind, it's your turn to get donuts. Va bene, ci penso io. Ed eccomi arrivato al luogo della consegna delle ciambelle. Sperando che non ci sia nessuno dentro perché ho i casini con la mano. Ah, ok, si è annullato da solo. Si è annullato da solo, perfetto. Ma c'è uno della sicurezza qua. Va bene, mettiamoci in fila. Dai. Hey Nina, rustling up donuts for the meeting. Any preferences? Ooh, give me the special. You want me to check what it is first? It's a donut and it's special. What else do I need to know? Chi è che continua a suonare? Ma davvero questa è una missione? Hey Kev, picking up donuts. Want anything? Oh man, I should probably avoid the carbs. Però oggi farò un'eccezione. Esatto. It's Tuesdays. Yeah, we which donut place? Maybe I'll make an exception. Diglielo a sto punto. Holy cow, it's you! Oh mama, it's my lucky day! Vuoi fare una foto? Oh no! Ho ucciso un tizio della sicurezza per sbaglio! In realtà tutti vogliono uccidermi. Mi sa che c'è una taglia sulla mia testa. What the hell's going on? Sounds like you're... Oh shit, yeah, you're on the wanted app. Cazzo, lo sapevo! What? Anybody in town could be trying to kill you for the bounty. Stay there, I'm on my way. Just ovviamente. Stay there. Next time, Eli buys the donuts. I am not dying at the donut shop! So good, I surprised myself. Beh dai, mi fa piacere che fucking amateur. La missione di oggi sia sopravvivi alle ondate della gente che ti vuole morto. È molto diversa dal solito. Calmo. Ma vai via. Everyone's trying to break into the murder business. È il sogno americano questo. Tutti hanno un'arma e possono sparare. Dai. Ecco fatto. Thought this was gonna be easy money, huh? Io spero che... esatto, che mi diano un po' di munizioni, ma in realtà i civili non hanno un cazzo di niente. They deserve that. Vabbè, almeno sfruttiamo un po' sto mitra che devo livellarlo. Arrivo. Ecco fatto. Dove sei? Arrivo. Ma perché stai girando con quella merdina di macchina? Ecco fatto. Guarda se ora non ci inseguono. Take your pick. Marshall, the Idols, Los Panteros, somebody's widow or orphan. Right. Pretty sure I got a former college roommate who might have done it. Well, whoever it is has money. The bounty they set is huge. Look. Holy shit, I'd almost off myself for that money. Esatto. Abbiamo un DMV pick. Bye bye, Bertie. Se ci stanno inseguendo così tanti, di cui la maggior parte tutti civili, so, what's your plan? Is it better vuol dire che la mia taglia è grossa. It is. I'm taking you to my buddies Hank and Claude. They designed the Wanted app. They could take you off it. You sure? Yeah. Madonna, ma quante conoscenze c'ha Kev, veramente? Well, it started as a dating. Ma dai, c'è uno col go-kart. You know? I'm glad they found their niche. Puttanica, che male. So, how do you know these two hacker guys? Calmo. True wanted. Back when it was a dating app. You dated one of them. Both. We had a really special week together. Ma la macchina è distrutta, come facciamo?
pareva. Shit. Someone set up a roadblock. Dead as a doornail. C'è un blocco. Kev, la macchina sta per esplodere, non vorrei dirtelo. Another roadblock. Mamma mia. These guys are getting serious. Passa dall'altra parte, manco ci fossero dei blocchi stradali che ce lo impediscono. So good, I surprised myself. Mamma mia, ecco la macchina esplode. Puff. Ah beh, salire sul tettuccio effettivamente era un'opzione. Un'opzione che non avevo considerato. Preso in pieno. Effettivamente non sono in pochi a volerci morti. E allora non è l'universitario, visto che gli universitari come voi hanno solo debiti, ragazzi. Hanno solo debiti universitari. Che è successo? Dio mio, vi siete messi a rapinare perché avevate i debiti per l'università. Di sicuro non è uno dell'università. Secondo me è il baffo. È il baffo della Marshall che ci vuole morti dopo il casino che abbiamo combinato. Come un app d'appuntamento mi fa morire questa cosa. Colpito in pieno. Preso. Fa piacere uccidervi tutti, ti giuro. So, how do you know these two hacker guys? Through Wanted, back when it was a dating app. Sì, lo so, l'hai appena detto che era un'app d'appuntamenti, amico. We had a really special week together. Una settimana magica. No, l'ho mancato. Aspetta. Ah, speravo di incastrarli di più. Holy shit. Non vedo l'ora di potenziare il lanciarazzi. Così che abbiamo l'area d'esplosione più ampia e quella gente ancora viva. Incredibile. Però dobbiamo colpire. Dobbiamo colpire un elicottero, un aereo, qualsiasi cosa che voli. Anche le madonne forse funzionano. Troppo in avanti il colpo. Per fortuna che queste missioni. Le munizioni sono infinite. Ecco fatto. Dai, levati. Bastardo? Dai! There's their house. We're almost out of this. Bastardi, provateci. C'è ancora il rumore del mitra che stava andando. Ma che bella casa. Hank, Claude. Hi Kev. Ovviamente l'unica casa abbandonata in mezzo al nulla ci sono loro due. Needs to get taken off. Oh, I'm sorry. We never curate user content on the wanted app. Ah, ottimo. Policy. Yeah. Bravi ragazzi. How about I put you two yahoos on the app? Wait, what? We got more users incoming. We'll hold them off if you two clean up this mess. Motion to amend corporate policy. Second. All in favor? Aye. Motion ovviamente. Pass. Hurry, take us all off. Vi metto sull'app di per farvi ammazzare. Togliamola subito. E tutto questo è iniziato come una missione per prendere delle ciambelle di me. Ma stai buona. Questa però è la volta buona che riusciamo a potenziare forse il cecchino. No, lui no. E invece sì, guardalo che arriva. Eccolo ed è sceso, uffa. Devo uccidere gente mentre guidano. Ah, che è difficile, perché sono talmente sempre in movimento che è difficile prevedere dove finiranno. Eccolo che ne arriva un altro. How's it going back there? We just need to update the database. I think you mean reinitialize the server? The posts are in the database, but the server is what pushes them. I'm gonna fucking die over this. Ah, pure i detenuti. Va che siete liberi grazie a me dopo la volta scorsa. Dobbiamo trovare un fucile a pompa decente. Questo è uguale a me, è mio fratello gemello. Questo qua è mio fratello gemello. Allora, calmi tutti. Dai! Quel monster trap, però cacchio lo volevo.
go! Fire! 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 If we rush him, he can split the bounty! Mamma! Puttaniga! Che casino! Io devo ricaricarmi la vita, però, aspetta. Ho esagerato un filo. Ho veramente esagerato questo giro. Looks like they're backing off. Quindi, avete fatto? You know, I reckon maybe the Saints ought to take that app off your hands. For everyone's safety. You mean like a bio? Sure. Cool. Perché no? We own the water app now. Yeah, but we're super late for Eli's meeting. Eli, abbiamo comprato un'app. Che palle che però. Rinnovamento. Oh. Che palle che però stavo dicendo. Non ci sono cutscene, almeno in tutti gli altri Saints, in ogni missione, anche per una minima cosa, c'era sempre una cutscene da cui avrei potuto prendere il frame e metterlo come episodio. Qua no, cioè, almeno fai tipo, ehi, devi andare a prendere le ciambelle, ah, va bene, vado io. Una mini cutscene, va benissimo, però cazzo. Pay attention next time and you'll learn something. Bello. Ti prego, dimmi che posso prenderlo, sono sicuro che no, però, lo sapevo. Bello, dai. Finalmente stiamo iniziando ad avanzare con i rinnovamenti. Ah, tra l'altro, ora che l'app è nostra, vediamo. Beh, effettivamente le missioni queste qua dei bersagli dovrei iniziare a farle. Vediamo se abbiamo abbastanza soldi. 88. Ci arriviamo. Yes, 430.000. E finalmente facciamo l'ultima attività che ci serviva. Anche se, in teoria, per l'avanzamento non penso che ci serva. Cioè, nel senso, possiamo fare già le altre, visto che stiamo rinnovando tutto. Anche le altre volte aveva il fucile, la statua. Vabbè, comunque. Allora, l'altra volta io ho fatto... Vediamo dov'è che l'ho posizionato. Questo qua è il Big One. A sapere com'era fatto, l'avrei posizionato da un'altra parte, sincero. Tipo qui. Però penso che farò il Cutting Edge. Lo facciamo da questa parte. Eldorado. No, Eldorado no. Qui potrebbe starci bene, dai. Cutting Edge. Segui le indicazioni contenute nel diario. Fotografare il materiale utilizzabile. Oh, bello. Andiamo. Ecco, questa è l'unica cosa che potrei utilizzare come miniatura e probabilmente l'avrò già fatto. Man, bello. I don't even know where to start with cutting edge. We don't just make clothes, we make clothes out of stuff they never made clothes out of before. Beh, immagino. Just have Edith explain it to you. The fashionistas won't work with her no more because her stuff's so freaking weird. But, you know, we got a thing. Hey, Edith, va benissimo. Always. Now listen carefully. What I see in my mind's eye inspires my work, but the mind cannot render detail, color, or texture. That's why I must have you. Help me work exactly. Find the thing I picture in my mind, then capture its essence in a photograph. And a photo. I'm not a mind reader. Don't be absurd. I've shared with you my vision journal. The rest is up to you. Okay, but it better be worth it. Oh, I may infuriate, but I never disappoint. Ok. Le voci del diario, delle visioni di Etty sono mostrate sulla mappa. Ogni voce descrive qualcosa che si trova nei pressi della posizione segnalata. Usa la fotocamera. Ah beh, allora vediamo un secondo. Scatta una foto al materiale d'oro. Dov'è che siamo? Noi siamo qui. Proviamo ad andarci. Proviamo a vedere. Come esco da sto posto? Dall'ascensore. Perfetto, abbiamo sbloccato l'abilità segreta dell'arma. Che non è nulla di eccezionale, però sempre meglio di nulla, no? Comunque dobbiamo fotografare un materiale d'oro. Beh, grazie che l'ho già trovato ed è esploso il camioncino. Eccoti qua l'oro. Bravo, my dear. Bravo. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.